Nella nostra mente non esistono sottrazioni e divisioni, c'è solo somma e moltiplicazione. Rimuoverò semplicemente i pensieri negativi e avrò pensieri positivi. Tutto andrà bene, è solo che devi prestare un po' di attenzione a come funziona. Vedrai che c'è una distinzione tra ciò che sei e ciò che hai accumulato. È vero che non funzionerà solo dire in bocca al lupo, devi dedicare un po' di attenzione a come funziona. Vedrai che c'è una differenza tra ciò che sei e ciò che hai accumulato. Solitamente le persone pensano che siano pensieri negativi e pensieri positivi. Vogliono eliminare i pensieri negativi e avere solo pensieri positivi. A queste persone consiglierei di fare un semplice esperimento. Per 15 secondi prova a rimuovere forzatamente un pensiero dalla tua mente. Ad esempio, nei prossimi 10 secondi cerca di non pensare a una scimmia. Proverai a non pensare a una scimmia, ma vedrai che sarai pieno di scimmie. Questo è il modo in cui funziona la tua mente, perché in questa mente tutti e tre i petali sono azionati a pieno regime. Non c'è freno, non c'è frizione. Qualunque cosa tu tocchi andrà solo più veloce. Le persone sono state istruite da insegnanti morali e religiosi a non pensare a cose negative, ma da allora è diventato un lavoro a tempo pieno. Quindi non puoi gestire la mente in questo modo. Non è necessaria una grande illuminazione per capirlo. Se trascorri 2 minuti con gli occhi chiusi, capirai che non puoi fare nulla forzatamente con questa mente. Quindi, se vuoi eliminare i pensieri negativi, non seguire questa direzione, perché ciò che vuoi eliminare diventerà sempre parte di te. Sarai sempre attaccato ad esso. Allora, cosa dovresti fare? La cosa è che, senza capire il meccanismo fondamentale di questa mente, perché la nostra mente umana è il computer più sofisticato al mondo. Anche tutti i supercomputer sono nati da questa mente. Quando è così, non è importante capire come funziona. Un aspetto semplice di come funziona è che non ci sono sottrazioni e divisioni nella nostra mente. C'è solo somma e moltiplicazione. Se provi a fare qualcosa, la mente ti dirà ancora. Se ci provi con forza, si moltiplicherà ancora di più. In questa mente, non cercare di identificare ciò che è positivo e ciò che è negativo e cercare di eliminarlo. Prima di tutto, devi capire che questa mente e questo corpo dovrebbero servirti. La vita che sei è importante, il corpo e la mente sono veicoli che devono servirci. Se ti siedi su un veicolo, deve portarti dove vuoi andare. Se va verso la sua destinazione, qual è il punto di un veicolo del genere? È solo un fastidio. Purtroppo, la maggior parte degli esseri umani vive questa possibilità fantastica della mente umana come un fastidio, come una cosa problematica. Ma in realtà è la cosa più bella che abbiamo. È solo che devi prestare un po' di attenzione a come funziona. Una cosa semplice è questa. Devi capire che i tuoi pensieri, le tue emozioni e i tuoi processi fisiologici non sono ciò che tu sei veramente. Al di là di tutto ciò c'è il tuo essere, il tuo sé. Anche se chiudi gli occhi e non vedi nulla, sei comunque lì. È attraverso la finestra dei tuoi occhi che guardi fuori. Ma se chiudi gli occhi, non significa che non esisti più. Esisti ancora. Al di là dei tuoi pensieri, esisti ancora. Al di là delle tue emozioni, esisti ancora. Quindi devi portare questa esperienza del tuo essere nella tua consapevolezza. Perché non stai permettendo che la cosa più significativa di chi sei, la tua vita, entri nella tua esperienza? È importante che ti concentri su questo fondamentale senso di vitalità dentro di te. E allora vedrai che c'è una distanza naturale tra te e il tuo processo mentale. Una volta che c'è una distanza tra il tuo processo psicologico e il tuo processo fisiologico, questo segna la fine della sofferenza. Ci sono solo 2 tipi di sofferenza che gli esseri umani sperimentano: la sofferenza fisica e la sofferenza mentale. Una volta che crei un piccolo spazio tra te e la tua mente, tra te e il tuo corpo, questa è la fine della sofferenza. Questo è qualcosa che ogni essere umano deve sperimentare e conoscere. Altrimenti pensare di eliminare solo i pensieri negativi e avere solo pensieri positivi non funzionerà. Non funzionerà perché nessuno può eliminarli completamente. Puoi evitarli per un po' di tempo, ma quando tornano lo fanno con grande forza. O addirittura potrebbero tornare nei tuoi sogni. Quindi è molto importante che tu, anziché voler eliminare i pensieri negativi, comprenda la tua rabbia, il tuo risentimento, le tue paure, le tue ansie, la negatività che generi generalmente. Il risentimento e la rabbia sono sempre rivolti verso qualcuno, ma dobbiamo capire che queste sono veleni che stiamo bevendo e ci aspettiamo che qualcun altro muoia. Fortunatamente,
La vita non funziona così. Se bevo veleno, muoio io, non tu. Quindi dobbiamo capire questo. Quando dico veleno, puoi farti analizzare chimicamente ora stesso. Guarda i tuoi valori ematici e vedrai che dopo 5 minuti di intensa rabbia ci saranno un sacco di elementi negativi. Letteralmente ti stai avvelenando. Vuoi avvelenarti? Sicuramente no. Ma la stessa domanda sorge da una certa impotenza. Cosa dovrei fare? Non fare nulla, semplicemente rilassati e concentra la tua attenzione su qualcosa che rappresenti un processo vitale, come il battito del tuo cuore, il respiro o semplicemente la sensazione di essere vivo. A seconda di quanto sei sensibile o percepisci le cose, trova qualcosa che indichi la vita per te e prestagli attenzione per un po' di tempo. Pian piano vedrai che si creerà una distinzione tra ciò che sei e ciò che hai accumulato, che include sia le tue possibilità fisiologiche che psicologiche. Questo è il momento in cui inizia la vera trasformazione. Non c'è bisogno di forzare nulla, di cercare di eliminare i pensieri negativi o di forzare solo pensieri positivi. Devi semplicemente comprendere che sei molto più di quello che pensi di essere. La tua identità va oltre i pensieri e le emozioni. Quando inizi a stabilire questa distanza tra te e la tua mente, tra te e il tuo corpo, avviene la fine della sofferenza. Questa è la chiave per raggiungere un livello di pace e benessere più profondo. Quindi, anziché cercare di controllare o eliminare i pensieri negativi, dedicati a riconoscere la tua essenza vitale e a connetterti con essa, questa è la cosa più significativa di chi sei. Ciò che pensi o ciò che penso io non è importante. L'importante è che siamo vivi in questo momento. Focalizzati su questo senso fondamentale di vitalità dentro di te e scoprirai che la tua mente diventerà più tranquilla, più serena. La comprensione di questo meccanismo fondamentale della mente umana è essenziale per liberarsi dal ciclo di pensieri negativi e sofferenza. Non si tratta di eliminare i pensieri negativi in modo forzato, ma di creare uno spazio tra te e la tua mente, un'osservazione distante dei tuoi processi mentali e fisiologici. Quando ti immergi nell'esperienza della tua vera natura, al di là delle identificazioni e delle turbolenze mentali, scoprirai un senso di pace interiore e un allontanamento naturale dalle negatività. Questa è la vera via per superare la sofferenza e trovare una profonda gioia interiore. Spero che queste parole ti siano utili nella tua ricerca di equilibrio e serenità interiore. Ricorda che sei molto più di ciò che pensi di essere e che sei in grado di coltivare una mente positiva e liberarti dalle catene dei pensieri negativi.